Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qua per la top 5 saghe libresche del 2020. Questo anno è stato un po' particolare, anzi decisamente strano, ma io sono una che cerca di vedere sempre il lato positivo delle cose e il lato positivo di questo 2020, oltre ad aver aperto questo canale, è che ho letto tantissimo, ma ho letto anche tanti libri e tante saghe che mi sono piaciute. E oggi vi andrò a parlare delle 5 saghe che ho preferito in questo 2020. Per ogni saga vi dirò anche qual è il libro che preferisco. In questa top 5 è stato davvero difficile fare un ordine, un grado, insomma, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, anche se in realtà le prime posizioni sono praticamente a pari merito. Questa è la top 5 dei libri che io ho letto nel 2020, quindi non sono libri usciti nel 2020. Di queste 5 saghe, pochissimi libri sono effettivamente usciti nel 2020. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi e di seguirmi sia su Instagram che su Goodreads, trovate il link qua sotto in info box. Ma adesso cominciamo! In quinta posizione abbiamo la trilogia di Rebel di Olwen Hamilton. Il mio libro preferito è anche il primo, ovvero Rebel, il deserto in fiamme. L'ho letta quest'estate, era forse giugno o luglio, vi lascio proprio qua sopra nelle schede. Questa trilogia, che è dei libri anche abbastanza piccolini, è stata una bellissima scoperta in quest'anno. Fantasy con un po' di rosa, ma niente di eccessivo, anzi, una storia d'amore davvero davvero bella. La nostra protagonista Amani ha sempre desiderato di fuggire dalla piccola città in margine del deserto dove vive. Lei si finge un uomo per partecipare a delle competizioni di tiro al bersaglio con la pistola, ma quando in una di queste gare succede il finimondo dovrà scappare insieme a Jin, un misterioso straniero. Regno c'è un sultano che non è proprio ben visto e il suo primogenito sta guidando una ribellione. Ed è questa ribellione che seguiremo poi lungo i libri della saga. Una saga davvero bellissima, forse più adatta all'estate che a questo periodo invernale, ma vi consiglio di recuperarla, un po' come tutti i libri che vedremo oggi. Il sistema magico è davvero carino, ma soprattutto i poteri magici che hanno alcuni dei personaggi. Quarta posizione per la quadrilogia della Traversa Specchi di Christella Bo, il cui primo volume è Fidanzati dell'inverno, ma il mio libro preferito è Gli scomparsi di Chiar di Luna. Ed al contrario. Ma il mio libro preferito è il secondo, Gli scomparsi di Chiar di Luna. Saga bellissima che si è effettivamente conclusa nel 2020 con la pubblicazione del quarto volume, Chi in tempesta, che secondo me è forse il più brutto dell'intera saga a causa di alcune pecche, scelte discutibili e del finale aperto. Ma questa è un'altra storia. Tengo sul primo volume, Fidanzati dell'inverno. È un distopico fantasy con un filo di romance, ma una storia d'amore del tutto non convenzionale. E dal secondo libro avremo anche del mystery. Nel senso, ce n'è per tutti i gusti, perché non leggerlo? Il mondo è stato distrutto. Ci sono solo delle arche, che sono delle specie di isole di terra. In ogni arca vivono persone con dei poteri magici diversi. La nostra protagonista Ofelia viene da Anima e il suo potere è quello di animare gli oggetti. In base al suo umore, per esempio, le cose potrebbero muoversi oppure i suoi occhiali cambiano colore e queste cose qua. Lei è promessa sposa a Thorn. Thorn vive sull'arca del Polo, un'arca molto fredda, appunto come dice il nome, e la società è più o meno quella di una corte medievale. E è su questa arca che avverranno anche una serie di avventure. Questa saga bellissima che ho letto poco prima di aprire il canale, ci ho fatto anche un book tag, ve lo lascio nelle schede, non è rovinata dal finale perché non è assolutamente così, però vi dico, secondo me pian piano decresce. Cioè, Fidanzati è stata una scoperta bellissima di quest'anno. Come un po' tutti i libri che in realtà vi mostrerò. Le prime tre posizioni sono in realtà quasi a pari merito, infatti sono tre saghe che io ho adorato follemente. Ma comunque, in terza posizione, tra virgolette, abbiamo la saga del Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas. Allora, io non l'ho letta per intero. Nella TBR di dicembre, infatti, era compreso solo fino al quarto libro. E il quinto era già in quella di gennaio, anche se effettivamente sono riuscita a leggerlo entro la fine del 2020. Diciamo quindi solo fino al quarto, quinto libro, perché effettivamente gli ultimi due non sono riuscita a leggerli e neanche i prequel. Ma i primi libri sono stati davvero bellissimi. Il mio preferito della saga è il quarto, ovvero La Regina delle Ombre.
Probabilmente mi avete già sentito parlare di questa saga in lungo e in largo, anche perché ultimamente sto leggendo circa un libro al mese, quindi lo trovate in tutti gli ultimi wrap up, ve ne lascio qua sopra qualcuno, e soprattutto trovate la recensione del primo volume sul canale, ve lo lascio anche questa qua sopra. Ma se ancora non la conoscete, in sintesi, la nostra protagonista è Celaena Sardotien, un'assassina abile, spietata, bravissima, che si ritroverà però a dover partecipare a una gara per diventare la paladina del re, ovvero per fare il suo lavoro sporco. Ma questo è solo il primo volume. Lungo la saga succederanno tantissime cose. Poi andremo avanti, scopriremo il passato di Celaena e dei vari personaggi, mentre altri e nuovi si aggiungeranno, compreso il mio personaggio preferito, Rowan Biancospino. È una saga piena di azione, avventura, ma anche un po' di romance. Romance che comincia a comparire già dal secondo volume e prende pian piano corpo diventando sempre più grande. Non sono un amante dei romance, ma in questa saga la storia d'amore, le varie storie d'amore che ci sono, mi sono piaciute, non mi hanno dato fastidio e ho continuato. Penso che se non vi piaccia la principale coppia che c'è, potete mollare la saga. Non è una saga priva di difetti, ne parleremo meglio nel wrap di gennaio perché ho tanto da ridire sul quinto volume, ovviamente non faremo spoiler come sempre. Anzi, scrivetemi qua sotto nei commenti se volete una recensione della saga completa e se la volete con gli spoiler. Saga che io ho amato, piena di avventura e azione. Saga anche fantasy con un sistema magico anche abbastanza bello, poteri magici decisamente belli, soprattutto da protagonisti e coprotagonisti vari. Diciamo che è una saga che comunque mi sta piacendo. La lunghezza dei libri è variabile, dalle 200 del primo fino ad arrivare alle 1000 dell'ultimo. Di questa saga, la traduzione del sesto volume, La Torre dell'Alba, è uscita nel 2020. Tant'è che il settimo volume invece non è ancora stato tradotto. Poi andiamo avanti con la seconda posizione, che questa appunto ha pari merito con la terza e con la prima, ed è Mistborn di Brandon Sanderson. La prima era, quindi la prima trilogia. Il mio libro preferito della saga è il terzo, saga che adesso è introvabile in cartaceo finché non ci sarà la ristampa di Mondadori. L'ho letta infatti in digitale ed è per questo che adesso vedete qua una copertina fluttuante e non ce l'ho in cartaceo. È stata la seconda saga di Brandon Sanderson, ma la prima che io ho letto. È stato il primo libro che ho letto di lui, l'ho letto quest'estate. Anche in questo caso forse c'è qualcosa nei wrap-up. In tal caso ve li lascio qua sopra nelle schede. È stata una bellissima scoperta. Sono libri da 600 pagine l'uno, ma veramente, veramente bellissima. Saga adult fantasy con un po' di azione, con un filo di romance. Saga davvero davvero bella, vede nel primo volume Vin, una ragazza ignara dei suoi poteri magici, unirsi alla banda di Kelsier, banda di ladri molto bravi nel loro lavoro che vogliono rovesciare l'ultimo impero. Vogliono uccidere il Lord Reggente, ovvero l'imperatore, perché sta governando in un modo discutibile. È una rivolta che ha poche possibilità di successo, quasi impossibile. E questo è solo il primo volume. Anche qua la storia del secondo e del terzo è molto diversa, ma anche in questo caso non ve la dico, sempre per non fare spoiler. Anche qui personaggi davvero belli, molto ben caratterizzati, soprattutto unici e diversi gli uni dagli altri. Grande punto forte di Sanderson sono i personaggi, e l'altro punto forte di Sanderson sono i sistemi magici. Sistema magico, wow, incredibile, bellissimo, lo adoro. È un sistema magico che originale è dire poco. Essenzialmente si basa sui metalli. Sistema magico che non è già tutto conosciuto e perfetto così com'è dalla prima pagina, ma ci viene introdotto pian piano proprio perché la nostra protagonista lo deve imparare. Ma oltretutto è un sistema magico che non è completo e sarà la ricerca di altri metalli, quindi di altri poteri, ad accompagnarci lungo i libri. Per quanto riguarda il molto dibattuto argomento delle copertine italiane, secondo me sono brutte entrambe. Sia la nuova che la vecchia sono secondo me bruttissime. Io di solito vi metto quella della Fanucci, quella tonda, che non è bellissima, però secondo me è forse un po' più carina di quell'altra, e spero che Mondadori faccia delle copertine più belle, perché queste sono inguardabili. La prima posizione secondo me l'avete già indovinata, però adesso comincio a togliere i libri. Chi può battere Brandon Sanderson se non Brandon Sanderson stesso con la Folgoluce? Saga composta da 10 libri divisi in due gruppi da 5, di cui ne sono usciti solo 4. Ma andiamo con ordine. Questo è il primo volume, La Via del Re. Poi abbiamo il secondo volume, Parole di Luce, che è il mio preferito della saga. Il terzo, Giuramento. E il quarto, Il Ritmo della Guerra, tra l'altro uscito nel 2020. Tengo su i primi due volumi. Allora,
Anche di questi ne stavo circa leggendo uno al mese, vi lascio i vari pro up qua sopra nelle schede. Questi mattonazzi, perché sono da 1300 pagine l'uno, è davvero bella. Davvero, davvero bella. La saga della Folgoluce è il più grande lavoro di Sanderson, direi che è abbastanza evidente quanto sia grande. Come vi dicevo, è un pari merito praticamente tra primo e secondo posto, infatti sono entrambe saghe di Sanderson e sono leggermente diverse, e tra Mistborn e la Folgoluce è davvero difficile scegliere. Ma adesso parliamo di loro. La Folgoluce, wow, altro sistema magico davvero originale, questa volta che si basa sulla luce. Dai, abbastanza scontato visto che il titolo è Folgoluce, bah, chi l'avrebbe mai detto? Seguiamo diversi protagonisti, ma davvero 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 tanti. Ve li elenco un attimo, il primo è Kaladin, un soldato addestrato come chirurgo dal padre, ma ora schiavo. Shallan, una figlia di un nobile minore, che decide di inseguire Jashna Colin, ovvero una studiosa, per diventare sua pupilla. Poi abbiamo Dalinar Colin, il cognome è sempre quello perché sono tutti parenti. Dalinar è il nostro spina nera, il nostro grande guerriero, grande generale. E vediamo anche i suoi figli, Adorin e Renarian, molto diversi tra loro. Poi abbiamo Navani Colin, ovvero la moglie del re deceduto. Ed Elokar, che è il nostro attuale re. Tutto parte però dall'omicidio di Gavilar, o Gaviliar, che è proprio il prologo del primo libro. Questo omicidio che ci viene raccontato tantissime volte dal punto di vista dei vari personaggi coinvolti, omicidio che porta a una guerra, la guerra tra gli umani e i Pascendi. I Pascendi sono un'altra specie che vive su questo pianeta che si chiama Rosar o Roshar. In ogni libro poi avremo dei flashback dal punto di vista di un diverso personaggio, per scoprirne meglio il passato. Per il quinto libro dobbiamo aspettare il 2023, quindi visto che siamo nel 2021 mancano 2 anni e intanto a me di Sanderson manca ancora il Conciliatore. I primi 2 libri come vedete pubblicati da Fanucci Editore, gli altri 2 da Oscar Wolt, vi consiglio di leggerli. Lo so che la mole della Folgoluce può spaventare, può sembrarvi grande e vi assicuro lo è, pesano anche abbastanza, però il contenuto è davvero bello, cioè vale la pena leggerlo. Poi se il primo volume non vi piace vi dico andate avanti, perché il secondo è il mio preferito, quindi vi dico andate avanti. Poi se il secondo non vi piace, ecco, allora vi potete fermare. Qui forse c'è un po' più di diplomazia rispetto a Mistborn. Bene, qui finisce la top 5. Come avete visto, di queste saghe effettivamente solo 3 libri da 3 saghe sono usciti nel 2020 e non sono neanche i miei preferiti. Alcune di queste saghe sono diventate tra le mie preferite di sempre, se non proprio tutte e 5, per cui direi che da questo punto di vista è stato un buon anno. Il video si conclude qua, vi ricordo di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video. Qua sotto in info box trovate i link ad altri video in cui vi parlo di questi libri che avete visto oggi, ma anche i link al mio Instagram e al mio Goodreads. Vi ricordo di seguirmi anche lì. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra top 5 per il 2020 e questo video finisce qua. Ciao! E ci vediamo al prossimo video. Ciao!